avevamo promesso ai ragazzi l'anno scorso, avremmo rinforzato la squadra. La mia esperienza nella pallacanestro mi diceva che dovevamo trovare un ragazzo, un giocatore che avesse proprio quel pizzico di esperienza in più nel campo giocata, che prendesse per mano i ragazzi nostri, pur tanto bravi e tanto talentuosi, però quella cosa che mancava a questa squadra. È Lorenzo Dolfi, l'ultimo colpo di mercato dell'Amen Scuola Basket Arezzo per la prossima stagione. Dolfi, classe 1981, giocatore di esperienza che nelle ultime stagioni ha militato nell'Oti Galli Terranuova, avrebbe dovuto interrompere la sua carriera, ma la scelta è stata quella invece di terminarla proprio ad Arezzo. Lorenzo è un'ala che nell'ultimo campionato ha messo a referto 435 punti con una media di 18 a partita. Un roster amaranto che a questo punto diventa completo dopo la conferma di Cutini e l'acquisto del lituano Kirls. Dolfi vestirà la maglia numero 5 e sotto gli occhi della figlioletta Ginevra, Arezzo gli ha dato un caloroso benvenuto. Mi fa una grossa impressione, l'esperienza ce n'è tanta, perché insomma 37 anni vissuti tutti sui campi da pallacanestro, ed esperienza ce n'è tanta. La voglia di vincere, come diceva il Presidente, è forte, e quindi spero di essere l'uomo giusto nel posto giusto. È una società seria dove tutto l'entourage ha le varie compiti da svolgere, è una società bella, sana e che mi è piaciuta da sposare. Ecco anche il nostro Carlo Benucci, la voce per noi insomma della Scuola Basket Arezzo e non solo per Arezzo TV. Questi due nuovi giocatori saranno per te anche spunto per le nuove telecronache? Ora li vedrò in movimento, e dai movimenti, dal salto, dall'elevazione e dal comportamento di squadra cercherò di affibbiare lo pseudonimo a ciascuno relativamente alle proprie caratteristiche. E per la prossima stagione il Palaestra avrà anche un parquet tutto nuovo. Dopo due anni dall'evento disastroso ci eravamo accorti che il parquet cedeva nella parte dove l'acqua si era più raccolta, e allora hanno fatto questo controllo, questo saggio diciamo la parte di sopra era bellissima, infatti verrà riutilizzata, la parte sotto era completamente fradicia, e man mano che facevano questi lavori sono accorti che per tre quarti il campo era completamente allagato sotto, quindi abbiamo giocato due anni fra parquet e acqua. Ci hanno garantito e assicurato che il lavoro sarà pronto per il 15 di agosto. Sarà anche una cosa molto innovativa e bella, perché verrà fatto il campo centrale da basket, in legno molto chiaro, un po' come i grandi campi delle grandi squadre nazionali e internazionali. Quindi ci sarà questa cosa che io sono un po' curioso di capire, come sarà un campo centrale chiaro contornato da questo parquet scuro.